Buonasera, mister Rocca. Si è appena conclusa la partita che ha visto il Cuneo uscire sconfitto per 2-0 in casa del Centallo. Mister, le sue prime impressioni a caldo? Sicuramente perdere dispiace. È stata una partita gagliarda, maschia. Il Centallo ha meritato, non ho difficoltà ad ammetterlo. C'è rammarico, ma devo anche dire che le priorità per noi oggi erano altre, erano quelle di far rifiatare qualche giocatore, quelle di evitare infortuni e certo, mi sarebbe piaciuto continuare la striscia di imbattibilità che ci ha accompagnato nelle ultime 6 partite, ma devo anche dire che comunque se dovevo perdere una partita preferivo perdere quella dove, che non contava più nulla rispetto alle 6 precedenti, quindi va bene così. Adesso resettiamo tutto e ci prepariamo alla partita che conta domenica prossima. Ecco mister, come dice lei, la partita più importante di questo periodo, forse a questo punto di tutta la stagione, è proprio quella che deve ancora essere giocata. Servirà un altro Cuneo, ma le carte in regola per passare ci sono tutte. Ma assolutamente, nel senso che anche 3 ore fa avevamo la consapevolezza che la partita che contava non era oggi ma è la prossima domenica, e quindi diciamo che certe scelte sono state fatte anche in funzione della partita che, come giustamente dice lei, è una partita che vale la stagione. Quindi adesso ho detto ai ragazzi che comunque oggi si sono battuti tutti e non hanno demeritato, di resettare questa sconfitta, riposarsi, e martedì partiamo con la testa all'Acqui, che sarà la nostra avversaria domenica prossima. Ecco mister, questa è stata una stagione particolare in cui però, se c'è una cosa che il Cuneo ha sempre dimostrato, è la capacità di saper rialzarsi dopo una sconfitta. Ovviamente, come dice lei, non tutte le sconfitte sono uguali, questa se vogliamo è la più indolore, però questa caratteristica di una squadra è fondamentale, non saremmo qui altrimenti. Senza dubbio, anche se devo dire che io parlo della gestione del sottoscritto. Questa è la 7ª partita, le prime 6 ne abbiamo vinte 4, ne abbiamo pareggiate 2, abbiamo perso oggi, che è una partita che non contava nulla. E su quanto è successo precedentemente, se mi permetti, preferisco non esprimermi. Grazie mister. Prego.